con l'olandese pronto in battuta. 27 anni la Versing, alta 1,85 m. Fuori. Finisce così la serie positiva della Versing. Invece di un punto arriva il 15° errore. La Marasi. 10-6. 2-7-0 latte rugiada. Turrini. Sposta la Benelli. Pianizza un'ottima veloce per la Zambelli. C'è subito il cambio palla. Messaggero che sembra un po' più reattivo rispetto alla fase iniziale del set, dove c'era una sola squadra in campo, la Terugiada. La Terugiada che adesso fa rimettere a posto il terreno di gioco. Sta Alessandra Zambelli insieme alla Benelli dopo un'estate di riposo, è rientrata nel giro della nazionale. Nazionale che deve preparare campionati europei. Zambelli, fuori anche la battuta di Alessandra Zambelli, errori su errori. Ogni qualvolta il messaggero sembra destinato a rientrare un po' in partita, arriva un errore in battuta. La Perez riceve la Zambelli, palleggia la Benelli, attacca la Kemner. Buona la schiacciata della statunitense, che ha ritardato, vedo un po' il suo colpo, bel gesto anche dal punto di vista fisico oltre che tecnico. Della Perez, la finta al centro della Franco e poi Giselle Gavio, qualcuno ha toccato la rete, si tratta probabilmente di Sabino Turrini, sorride l'arbitro sicuro del fatto suo, in effetti si spengono subito le proteste del messaggero e battuta che torna nelle mani del latte rugiada. Giselle Gavio, problemi in ricezione per la Zambelli, 11-6. Tirato molto il suo colpo in battuta a Giselle Gavio. Quarto punto per la italo-brasiliana. Continua a cercare la Zambelli in costante difficoltà. A Bernardi non se la sente di forzare. Benelli schiacciare ancora Lilli Bernardi. Trova un varco nel muro di Matera. C'è il cambio palla con 5 punti da recuperare per il messaggero. Rivediamo la schiacciata di Lilli Bernardi. E intanto, a questo replay, abbiamo avuto la possibilità di vedere il pallonetto di Consuelo Mangifesta. Chiba Phipps sarà utilizzata in questa fase cruciale del match, anche con attacchi da seconda linea, la sua battuta corta. Benelli non riesce a palleggiare, poi la Versing tiene bene la Gavio in difesa. Eccola infatti Chiba Phipps da seconda linea, il suo pallonetto. Ancora un punto per Matera, stacco di Chiba Phipps, poi non se la sente di schiacciare, il suo pallonetto coglie di sorpresa Lilli Bernardi che era in copertura al muro. 12-6 il punteggio, 2-7-0, 12 sono i punti anche di Chiba Phipps, più una infinità di cambi palla, 6 punti anche per la Perez del Solar, che gioca questo ruolo di ex con grande determinazione. Come vi ho detto l'anno scorso, ha vinto la Coppa dei Campioni con la maglia di Ravenna e poi l'ha rivinta quest'anno con la maglia di Matera contro Ravenna. 12-6, eccezione della Zambelli, attacco in veloce da parte della Turrini. Rivediamo il contrattacco di Sabino Turrini, poi la schiacciatrice centrale che va in battuta, cerca di forzare al massimo. 17° errore, 20 errori complessivi, 17 sono tutti del messaggero Teodora di Ravenna. Paola Franco riceve la Turrini, palleggia la Benelli, pallone accarezzato dalla Zambelli, contrattacca appunto Matera con la Mangifesta che forse viene murata dalla Bernardi. Tirato un po' troppo a colpo sicuro Consuelo Mangifesta. 6-12 la battuta di Lilli Bernardi. Giselle Gavio, la Marasi in bagger per la Mangifesta che non forza e trova molto bene un angolo in lungolinea. 3 punti mancano a Matera per conquistare il terzo set, 12-6.
battuta della Mangifesta. Continua a essere in costante difficoltà la ricezione di Ravenna. Attacco in pallonetto di Giselgavio, Murato riprende la Perez, poi la Marasi si affida alla schiacciata alla seconda linea della Fips, palleggia la Versing per la Zambelli, Murata dalla Perez, 13-6. Arrivano sempre le mani della Perez nei momenti più importanti di Matera, non si passa. Ancora la Mangifesta, Zambelli per la Benelli, poi la Kemner, il suo pallonetto intuito facilmente da Matera, carezza in veloce la Perez e poi la Versing, pallone in campo, 6 per chi batte, 13 per chi riceve, schiacciata di Henriette Versing, grintosa, combattiva, ma sicuramente non è la migliore Versing. Abbiamo visto ben altre partite di questa grandissima giocatrice. La Fips, Benelli, nulla da fare in difesa con l'estremo tentativo della Versing che non riesce neanche a sfiorare il pallone. Vediamo il tuffo di Manu Benelli e poi può solamente sfiorare il pallone la Versing. Marasi, Turrini, combinazione in veloce suggerita dalla Benelli che appena può, giocazioni di primo tempo con la Zambelli, tiene il cambio palla, ma sono sempre 7 i punti che dividono le due squadre in campo. Zambelli in battuta, Mangifesta per la Marasi, pallonetto di Giselle Gavio, palleggia la Kemner, seconda linea la Versing, contro pallonetto, poi la Marasi dopo una buona difesa della Mangifesta, attacco di Kiba Fips è fuori, 7-13. E ancora almeno una battuta per Alessandra Zambelli. Giselle Gavio, Marasi, attacco della Perez, difende la Bernardi, poi ancora combinazione in veloce, brava la Benelli, bravissima la Zambelli. Sprazzo di classe delle due giocatrici, mentre intanto si prepara nel file di Matera ad entrare la campanale che sostituisce Paola Franco. Siamo 8-13. Ancora la Zambelli in battuta. L'ultima veloce naturalmente era stata di Sabina Turrini, non della Zambelli come vi avevo erroneamente detto. Kiba Fips intanto tiene il cambio palla. La Perez, Zambelli ricezione, Benelli, la Turrini attacca, pallone tocca il muro dell'Atte Rugiada e poi la seconda linea delle Materane tagliata completamente fuori, con la Perez si era spostata un po' troppo avanti. Kemner, cercare la ricezione di Giselle Gavio, corre la Marasi, palla alta per la Fips che stringe molto bene il suo diagonale contro il muro a due del Messaggero. Rapida, veloce, tempista Kiba Fips, e rientra intanto Sabrina Bertini, torna in panchina Lilli Bernardi. 13-8, Giselle Gavio, ancora la Zambelli super impegnata in ricezione, Murata, la Versing non riescono a far passare il pallone, poi giocatrici di Ravenna, 14-8, gran muro della campanale e prima palla match, 2-7-0, 14-8, e appena sarà pronto il terreno di gioco la Terugiada potrà battere per il match sul punteggio di 14-8, 2-7-0. Giselle Gavio palleggia la Benelli, non riesce a chiudere, difende molto bene la Marasi, poi la campanale chiama la Fips che spinge un pallonetto ma viene fischiato fallo a Kiba Fips che è andata nel campo del Messaggero. Il pallone era già di là, dice l'arbitro. 8-14, prima palla match sfumata per Matera. Benelli, Giselle Gavio, sbagliata la ricezione, di prima intenzione la Turrini, 9-14. Tre attaccanti di ruolo in prima linea per il Messaggero, con la Benelli in battuta,
Ci sia il Gavio, stavolta riceve bene. All'alta per la Fips, il suo pallonetto, difesa di pietra del Messaggero, immobili tutte le ragazze. Seconda palla buona per chiudere il match. Attacco della Versing, la buona difesa di Cesel Gavio. La seconda linea, arriva ancora Kiba Fips e la Versing a muro, annulla anche la seconda palla match. Risposta d'orgoglio ancora del Messaggero, che non riesce ad avere dalla sua il gioco. Il gioco invece che ha sviluppato molto bene per tutta la partita del Latte Rugiada in grande scioltezza. Versing, c'è un fallo a rete, è stata la campanale probabilmente ad invadere. Decimo punto, cerca di avvicinarsi nuovamente il Messaggero. Sabino Turrini cercare la ricezione della Perez. Marasi, chiamata la Phipps da seconda linea, grande coordinazione da parte della statunitense. Terza possibilità di chiudere la partita con la battuta di Laura Campanale, nata a Monterotondo vicino a Roma. Uno scontro giocato a Bari. Turrini, Benelli, palla alta della Versing, fuori, non c'è stato tocco. Col punteggio di 15-10 finisce il terzo set 3-0 l'intero incontro. Sabato, terza partita a Matera, se il Latte Rugiada vince è campione d'Italia per il secondo anno consecutivo, altrimenti si andrà alla quarta partita. Ma oggi c'è stata la chiara e netta dimostrazione che se il Latte Rugiada di Matera non si deconcentra è in questo momento più forte del Messaggero di Ravenna. Grazie a tutti per la cortese attenzione e buonanotte.